la proposta di legge 162 titola Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica. E allora, il sistema, tra virgolette, previdenziale introdotto dall'articolo 62 non riduce i costi della politica, introduce un trattamento previdenziale a partire dai 65 anni di età, riducibile a 63, mentre ad oggi, 2016, si va in pensione, bene che vada, a 66 anni e 7 mesi gli uomini, bene che vada, situazione che va poi, andrà poi a peggiorare. E di più, ci è stato detto, ci è stato comunicato che non c'è la volontà di intervenire, come richiesto da noi, sul cumulo dei vitalizi. Non basta questo, e questo provvedimento, questo emendamento introduce un cumulo tra i vitalizio e questa forma di trattamento previdenziale, quindi si arriva, non solo non si toglie il cumulo dei vitalizi, ma si arriva a vitalizio, più questo trattamento previdenziale. E siamo a tre forme. E siccome poi contano anche i numeri spiegati in modo semplice, questo è un altro gratta e vinci, un win for life, un altro win for life. 450 euro al mese per 5 anni equivalgono a 450 euro al mese dall'età pensionabile di 65 anni per tutta la vita. Per noi questo non è assolutamente accettabile. Quell'emendamento è stato ritirato, ci riproveranno sicuramente e daremo battaglia. Alla fine della giornata è passata comunque una riduzione degli stipendi dei consiglieri regionali, l'indennità lorda è passata da 5.950 a 5.000 euro lordi mensili, pari a circa 3.300 euro netti. I rimborsi sono passati da 4.500 euro netti a 3.500 euro netti, un intervento comunque insufficiente, oltre che, come abbiamo rilevato, anche tardivo, perché era stato annunciato più di un anno fa. Avevamo delle proposte di emendamento per ridurre ulteriormente che sono state respinte. Noi continueremo comunque a percepire i nostri 2.500 euro netti mensili e restituire il resto alla Regione Piemonte. La 'Ndrangheta è fra noi. Nelle nostre città, infiltrata nella rete commerciale, gestisce i locali che abbiamo sotto casa. Ne abbiamo avuto ulteriore conferma dall'ennesima operazione dei carabinieri, l'operazione Big Bang. Ci sono stati numerosi arresti. La Regione non può più stare immobile a guardare. Per questo motivo abbiamo depositato una proposta di legge e abbiamo chiesto che venga discussa immediatamente. La proposta di legge prevede che la Regione si costituisca parte civile nei processi per mafia che hanno luogo sul nostro territorio. È importante dare un segnale di forte vicinanza e di presenza ai cittadini. Nella nostra PDL, tra l'altro, è previsto che quanto l'ente pubblico riuscirà ad ottenere come risarcimento venga impiegato in progetti di prevenzione della criminalità e di lotta alla cultura mafiosa.